Abbiamo l'oggetto numero 10, rivolto all'assessore Cecchini da parte del consigliere Ricci, vincoli imposti da alcuni comuni dell'Umbria, dalla sovrintendenza delle belle arti e del paesaggio, intendimenti della giunta regionale riguardo alla necessità di un intervento presso la sovrintendenza medesima, affinché la tutela sia gestita con buonsenso e armonia tra ambiente e umane attività. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. È una interrogazione propositiva legata alla sovrintendenza delle belle arti e paesaggio dell'Umbria, di cui voglio sottolinearne l'apprezzamento per il ruolo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico urbano umbro e italiano. Ma certamente tale tutela e valorizzazione deve anche coincidere con un armonico sviluppo delle attività socio-economiche, perché l'ambiente è tutelato non solo quando fisicamente viene conservato, ma quando in esso armonicamente vi possono ancora esserci le attività legate alla vita quotidiana delle persone e più in generale delle attività socio-economiche. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto delle segnalazioni di problemi in merito a pareri peraltro afferenti a nuovi vincoli, pareri addirittura su opere già autorizzate, nuovi pareri in atto che hanno avuto numerose complessità e anche nell'ultimo periodo alcuni problemi che alcune città dell'Umbria, in particolare centri storici, hanno fatto emergere in materia di arredo urbano che, come noto, incide profondamente nelle attività turistiche ed economiche. Questo ha provocato alcuni ritardi e sinanche può determinare una mancanza di attrattività in termini di investimenti. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, è bene precisarlo, non hanno competenze su tali aspetti che riguardano la sovrintendenza delle belle arti e del paesaggio dell'Umbria. E già peraltro debbo riconoscere anche al Presidente della Regione una incisività nel porre a volte tali problemi. Ma siccome i problemi tendono a rimanere, la sollecitazione, l'interrogazione propositiva vuole essere un ulteriore elemento per segnalare eventualmente e nei modi e nelle forme che la Giunta regionale vorrà, magari coinvolgendo anche l'Assemblea legislativa in una risoluzione che possa partire dalla Giunta regionale ed essere fatta propria dalla stessa Assemblea legislativa, il tema di una tutela del paesaggio che però non deve essere restrittiva di quell'armonia della vita quotidiana e delle attività socio-economiche senza le quali non ha senso il termine di tutela, perché la tutela è soltanto afferente non solo a fatti fisici ma anche alla capacità di determinare la possibilità di vivere, tenere sotto monitoraggio il territorio anche in termini di manutenzione. Per questo mi auguro, concludendo la mia interrogazione propositiva, che si possa anche determinare una sempre maggiore cultura della tutela, non solo attraverso le norme, che di per sé non sono sufficienti, ma attraverso una nuova cultura del paesaggio e linee guida di qualità che dovrebbero coinvolgere tutti i soggetti che sono chiamati ad antropizzare, a modificare armonicamente il territorio per tutelarlo sì, ma anche per assicurare la vita quotidiana e lo sviluppo di quelle attività senza le quali lo stesso territorio perderebbe sia l'identità ma sin anche la propria anima. Grazie. Scusate, ecco, assessore Cecchini. Sì, come diceva il consigliere Ricci, il Consiglio regionale nella giunta competenza nel merito di quelle che sono autorizzazioni che stanno in capo alla soprintendenza su tutto quello che riguarda
la parte legata alle autorizzazioni legate ai beni paesaggistici. È vero che abbiamo preso atto un po' tutti che negli ultimi tempi c'è stato poi chi, come insomma, noi che abbiamo fatto i sindaci, cogliamo anche con più attenzione un cambiamento che a volte dà l'idea di un irrigidimento che ha posto problemi a diverse parti dell'Umbria, ha posto problemi anche nella possibilità di impegnare le risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, che hanno anche tempi certi per essere investite, e che ci ha visto in più di un'occasione intervenire per quel lavoro di mediazione, di sostegno non tanto e non solo del singolo comune, perché noi dobbiamo sostenere la qualità paesaggistica, ambientale, artistica, architettonica delle nostre città, ma per arrivare a quel punto di mediazione utile per tutti quanti. A dir la verità, uno degli ultimi passaggi è stato qualche giorno fa a Roma, si trattava di Spina, di Marciano, di un territorio che appunto ha bisogno di una maggiore flessibilità nelle sue certezze per il futuro. C'è un ruolo importante che sta svolgendo la sottosegretaria Buitoni, ad esempio, per far sì che si possa arrivare a concertare una sintesi, quella più adeguata per tutti quanti, a volte con i comitati che sorgono e che chiedono una maggiore tutela, per i sindaci che hanno il diritto dovere di amministrare e governare con tempi e regole certe, complessivamente con l'interesse generale che è quello di avere l'Umbria salvaguardata. Per far questo, naturalmente, non ci basta agire con dei singoli spot, ma c'è uno strumento che credo darà in futuro la possibilità di sintetizzare nel miglior di modi, laddove insomma c'è la grande disponibilità dalle diverse parti di crederci, che è quello del piano paesaggistico. Il lavoro che era stato interrotto, anche forse frutto di queste rigidità, è ripreso il 20 di ottobre. C'è un comitato paritetico che mette insieme sia rappresentanti della regione, del ministero, della soprintendenza, che appunto anche su sollecitazione della regione Umbria, del ministro Franceschini, ha ripreso un percorso, e noi confidiamo molto su questo strumento che poi arriverà anche in Consiglio regionale, quindi anche l'Assemblea legislativa avrà modo di dare un suo contributo in Commissione e poi in Consiglio. Confidiamo molto che si possa in Umbria pianificare individuare le giuste strategie perché le nostre qualità siano vincolate, ma come tutela e non come irrigidimento che poi non consente di poter da un lato salvaguardare l'Umbria, ma dall'altro anche viverla, di avere attività moderne, di avere quella qualità della vita di tutti quanti, non solo delle famiglie ma anche delle attività che fanno parte dei bisogni di ognuno di noi. E quindi con il lavoro ripreso del piano paesaggistico noi riteniamo che si possa fare del bene anche su questa materia. Bene, consigliere Ricci. Ringrazio l'assessore con delega Fernanda Cecchini. Sono certo che il piano paesaggistico potrà determinare uno strumento adeguato per raccordare le varie esigenze che arrivano da tutto il territorio sul piano della tutela armonica del paesaggio storico-artistico. Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione possibile per dare allo strumento paesaggistico la capacità di tutelare in modo rigoroso l'ambiente, il paesaggio storico urbano, ma rendere possibile armonicamente quelle attività di vita quotidiana e anche di vita socio-economica senza le quali il territorio non può tutelare la propria identità, la propria atmosfera e anche la propria capacità di tenere in monitoraggio costante i luoghi della nostra Umbria. Grazie. Bene, consigliere Ricci, ora l'interrogazione numero 14. No, non c'è. La numero 15. Presenta il consigliere Nevi. Risponde il consigliere Bartolini.
Grazie Presidente, ma questa interrogazione in realtà fa seguito a una recente condanna da parte del Tribunale di Perugia nei riguardi dell'azienda ospedaliera sulla questione annosa degli arretrati dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici ingiustamente bloccati dal 2010 al 2015. Noi tra l'altro vecchi tra virgolette consiglieri regionali abbiamo già sollevato questa questione, che fu oggetto anche di una proposta di risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che impegnava la Presidente della Giunta, allora Assessore alla Sanità, a procedere nella erogazione di questa indennità di esclusività, perché si capiva che insomma la cosa era dovuta, e anche perché altre regioni avevano già provveduto alla erogazione delle spettanze ai medici. Quindi adesso invece non si è proceduto e adesso, come dicevo, c'è stata questa condanna. Quindi noi attraverso questa interrogazione chiediamo quali iniziative e scelte intraprenderà la Regione alla luce di questa sentenza e anche sulla base di un parere della Conferenza delle Regioni che ha sancito l'aumento dell'indennità di esclusività che non deve essere soggetta a blocco stipendiale. Quindi ci auguriamo che dalla risposta dell'assessore finalmente arrivi il via libera per la concessione di queste spettanze che appunto sono dovute per i medici. Grazie. Assessore Bartolini. Allora, io ho preso solo da pochi giorni, come sa consigliere, tutte le pratiche della sanità, compresa questa. Mi sono fatto dare una breve relazione. La sentenza a cui fa riferimento lei è stata appellata in Corte d'Appello. Gli uffici, in maniera molto sintetica, mi hanno rappresentato che bisogna bilanciare il problema del decisum però con la definitività, e quindi con il fatto che si vorrebbe avere almeno sul ricorso pilota un accertamento definitivo da parte della Cassazione, in modo da questo mi dicono gli uffici, in modo da avere una copertura di fronte a eventuali responsabilità erariali. Io quello che assumo e mi impegno oggi, già me lo sono appuntato, quello di chiedere una relazione molto dettagliata, anche un parere da parte dei miei uffici, che io con la lente, insomma, poi di professionista del campo leggerò attentamente, e sono anche pronto entro 15-20 giorni a darle una risposta su quello che intenderò portare in giunta. Consigliere Nevi. Ma Presidente, questa è grazie Presidente, è la risposta, diciamo, che purtroppo temevo, nel senso che la Regione continua imperterrita a non voler pagare questa spettanza. Ora prendo atto della dichiarazione dell'assessore e gli raccomando di approfondirla seriamente, perché da quanto ci costa, insomma, questa è una vicenda che è segnata, quindi non c'è motivo di andare avanti se non quello di rinviare il pagamento delle spettanze, che immagino siano onerose per la Regione, ma altre regioni lo hanno già fatto. Non capisco perché i nostri medici devono continuare ad essere appunto considerati in modo diverso da come sono considerati i loro colleghi da altre regioni. I medici sono, abbiamo parlato più volte, l'asse portante del nostro sistema sanitario, e però non basta dirlo come al solito, ma bisogna concretamente riconoscere lo straordinario lavoro che i professionisti fanno all'interno delle nostre strutture, spesso anche con strumenti e mezzi che non sono proprio perfettamente adeguati al bisogno. E quindi io mi dichiaro per ora insoddisfatto, prendo atto positivamente dell'ulteriore approfondimento che l'assessore vuole fare, e aspetto entro breve magari una nota scritta. Grazie.
Bene, interrogazione numero 17. Risponde Bartolini, interrogazione di Carbonari Liberati. Dunque, ritorniamo ancora una volta su queste nomine. Premesso che in data 16 febbraio, con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria, sono stati nominati direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere Andrea Casciari, Maurizio Dalmaso, Emilio Duca e Imolo Fraschini, premesso inoltre che a seguito di queste nomine il consigliere Luca Barberini, quindi l'assessore alla sanità Luca Barberini, si è dimesso dalla propria carica, ex oggi, dalla propria carica con delega alla sanità, alla coesione sociale e welfare, lamentando in una conferenza stampa da lui tenuta in data 18 febbraio che le nomine dei direttori sanitari sono state fatte senza la mia partecipazione, non c'era alcuna urgenza di fare chiudere tutto in pochi giorni, o meglio in pochissimi minuti, avevamo tempo fino al 29 febbraio. Sempre l'ex assessore, c'era una possibilità di ragionare e continuare a riflettere, era nei fatti e non l'abbiamo saputa utilizzare, o almeno da altri non è stata colta questa mia disponibilità alla partecipazione e al confronto, di avere qualche dubbio sul fatto che sia stata fatta la valutazione dei curricula. Ho avuto quindi la sensazione che il percorso fosse stato costruito, che queste scelte erano già costruite, le ho percepite come una sorta di sgarbo politico e personale anche nei confronti dei cittadini. È stata messa in campo un'arroganza mai vista, un assessore del ramo che non è stato sentito e interpellato. Si è trasformato tutto in una lotta tra bande e rappresentanti di aree politiche e che il metodo a non andare bene, c'è stata arroganza, avrei preferito che Duca restasse al suo posto, eccetera, eccetera. Considerato quindi che c'è l'articolo 3 bis del decreto legislativo 502 del 92, considerato quindi l'articolo 25 della legge regionale 11-2015, si interroga la Giunta per sapere se ritenga di avere rispettato la legge attenendosi alle doverose istruttorie previste qualora redatte, ciò alla luce appunto delle considerazioni espresse pubblicamente dall'ex assessore, percorso costruito eccetera eccetera, e delle puntuali disposizioni legislative ivi richiamate. Grazie. Assessore Bartolini. Allora, in ordine a un principio processuale e procedimentale del ne bis in idem, visto che ne stiamo discutendo da questa mattina dalle 10 in poi, allora, innanzitutto rinvio alla relazione che ha già fatto nella propria comunicazione la Presidente Marini e rinvio al dibattito. E alla dettagliata, che per economia non sto a ripetermi, cronistoria e cronologia delle delibere che partono, eccetera, eccetera, e arrivano. Io mi limito solo ad aggiungere un elemento. A mio modo di vedere, la questione non è di legittimità, ma, come si usa dire, è una questione di merito amministrativo, cioè di opportunità, cosa che tra l'altro è stata anche evidenziata nel suo quesito. Cioè è una questione politica. Dal punto di vista giuridico io ritengo che la procedura sia del tutto legittima. Prego, consigliera Carbonari. Tuttavia mi ritengo non soddisfatta, poiché sono, penso che da alcune dichiarazioni fatte la valutazione dei 108 curricula, ho qualche dubbio che sia stata effettivamente io personalmente esperita, però quando lei si rifà alle considerazioni che della Presidente, io quando ho sentito quel discorso sinceramente mi sono domandata se quel discorso era stato fatto per lei, per la nostra Presidente o per qualcun altro, perché
sentir parlare innovazione, che l'innovazione si fa con nuovi protagonisti, che questo è un processo riformatore, che agisce con autonomia e indipendenza, ho detto tra me e me, ma l'ha letto la Presidente Marini prima di parlare questo suo discorso? E così mi ritengo, appunto sentito le considerazioni della Presidente, completamente insoddisfatta. Grazie. Bene, un'altra interrogazione al numero 19, mafia in Umbria, Perugia ai primi posti a livello nazionale. Secondo l'indice di organizzazione criminale IOC, per quanto riguarda la diffusione e l'intensità della criminalità nel settore dell'agricoltura. Interrogazione presentata dal consigliere Forini, dei consiglieri Forini e Mancini, risponde l'assessore Cecchini. Com'è? L'illustra il consigliere Fiorini. Grazie Presidente. No, no, cambia. Allora, le infiltrazioni mafiose nel settore agricolo, soprattutto su Perugia, capoluogo e provincia, secondo me, se continuiamo in questo passo, scopriremo che potremmo trovarle anche nella provincia di Terni. Comunque Perugia, come dicevo prima, capoluogo e provincia, risulta essere ai primi posti della graduatoria nazionale rispecchiata dall'indice di organizzazione criminale IOC elaborato dall'Auris PES nell'ambito del quarto rapporto agromafie con Coldiretti e l'osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e nel sistema agroalimentare. Tale graduatoria IOC si fonda su 29 indicatori specifici e rappresenta la diffusione e l'intensità della criminalità in uno specifico territorio. Perugia risulta essere all'undicesimo posto di tale graduatoria, elaborata sul piano nazionale. Gli esperti dell'Eurospace hanno dichiarato che la semplice visione della dimensione geografica del fenomeno permette di cogliere con facilità anche la ramificazione territoriale delle varie organizzazioni criminali. Emerge con chiarezza, infatti, come nel centro dell'Italia il grado di penetrazione delle diverse forme associazionistiche, sia per delinquere che a stampo mafioso, sia forte e stabile. Nello specifico, tale infiltrazione risulta essere particolarmente elevata in Abruzzo ed in Umbria, nel Basso Marchigiano, nel Grossetano e nel Lazio, in particolar modo a Latina e Frosinone. È notizia recente lo scioglimento di alcuni comuni, di alcuni consigli comunali per infiltrazioni mafiose. Per tale motivo chiediamo di sapere quali iniziative intende intraprendere la Giunta regionale e l'assessore competente al fine di debellare ogni possibile infiltrazione di organizzazioni criminali nel settore dell'agricoltura e garantire quindi il rispetto della legalità e la tutela del territorio. Grazie. Bene, risponde l'assessore Cecchini. Ma a dir la verità, questo è un tema molto più generale che rispetto all'appartenenza di un sindaco, ad un singolo assessore, nel senso che il tema della legalità poi attiene ad un insieme di cose, spesso anche abusato come, diciamo, come argomento, che sta in cima alla scaletta degli adempimenti che ognuno di noi deve portare avanti e le eventuali infiltrazioni mafiose o le frodi in agricoltura poi alla fine hanno quegli interventi che attengono alla responsabilità dello Stato, delle forze dell'ordine, poi anche della Regione, anche a prescindere, ripeto, dal singolo assessore. Qualche giorno fa si è tenuto a Perugia un convegno organizzato da Coldiretti con Caselli, il quale ha affermato che le infiltrazioni mafiose e le frodi in agricoltura sono prevalentemente presenti nel meridione, che poi c'è una penetrazione anche nel centro Italia e in Umbria, questo è vero, ma da come è posta la mozione sembra che ormai Perugia sia diventata la capitale della mafia,
per fortuna non è così, perché fenomeni di questo tipo sono nel Meridione, sono in Lombardia, molto consistenti, sono anche in Umbria, non solo non vanno sottovalutati, ma vanno contrastati con molta efficacia. Quindi c'è un lavoro che viene portato avanti dalle forze dell'ordine, tutte quante, diciamo, su materie, tra l'altro, e su questioni che attengono non solo il ragionamento della legalità, le frodi ad esempio in agricoltura, che hanno volumi di miliardi e miliardi, attengono non solo al fatto di togliere risorse alla legalità, ma anche spesso produzioni di qualità alle tavole dei cittadini. Penso a quando si possa intervenire, far frodi sull'olio, sul vino, comunque su alimenti importanti per la nostra alimentazione. Quindi ci sono gli organismi preposti, previsti per legge. Come Regione dell'Umbria abbiamo da tempo e rinnovato quest'anno una convenzione, ad esempio con la Guardia di Finanza, per tutto quello che è il controllo e il monitoraggio delle risorse comunitarie, e mettendo a disposizione la banca dati in tempo reale della Regione, per far sì che queste informazioni la Guardia di Finanza li possa avere prima, cioè con la possibilità non di intervenire quando c'è la segnalazione di qualcuno o quando, come dire, si va a fare un controllo, ma per mettere diciamo, nelle condizioni la Guardia di Finanza e altri che magari vorranno entrarne in possesso di tutti gli elementi per poter svolgere un ruolo. Perché alla fine delle cose, qui concludo, lo diceva molto bene Cantone ieri l'altro a Città di Castello, come si contrasta la corruzione, come si contrasta la mafia, come si contrastano le criminalità? Prima di tutto con l'imparzialità, con la trasparenza, con le regole certe, con il fatto di dare pubblica evidenza ai nostri percorsi e ai nostri passaggi. E riteniamo che appunto mettere nelle condizioni chi ha poi il compito di tutelarci e di avere le informazioni in tempo utile, reale, per poter svolgere un ruolo, e organizzare la macchina amministrativa in modo tale che ci sia una chiarezza di ruoli, di competenze e di criteri oggettivi e soggettivi su cui operare, è uno dei passaggi, credo, che stanno alla base di un lavoro di un'amministrazione che appunto, pur non avendo i poteri che ha lo Stato su questa materia, senza dubbio la vuol tenere tra le priorità del proprio agire amministrativo. Bene, per la replica, consigliere Furini. Grazie Presidente. Ringrazio anche l'assessore Cecchini, mi ritengo abbastanza soddisfatto, ma comunque noi continueremo a restare vigili su questo tema, anche perché la Lega Nord Umbria crede molto nelle potenzialità del settore agricolo e non vorremmo che dopo quanto accaduto nell'ambito della gestione dei rifiuti si verificassero problemi seri legati appunto anche all'agricoltura. Grazie. Bene, allora avremmo fatto le quattro interrogazioni, c'è una quinta, quella presentata dal consigliere Brega, se non vado errato, la numero 21, azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, conferimento di incarico di struttura complessa da parte del direttore generale dell'imminenza della cessazione della sua responsabilità di direzione, informazione della giunta regionale a riguardo. Quindi consigliere Brega. Grazie Presidente. Sì, chiedo all'assessore di innanzitutto di sapere, in virtù dell'articolo 58 dello statuto e articolo 4 del regolamento interno dell'assemblea legislativa, io ho chiesto anche di avere a disposizione tutti una serie di documenti e a tutt'oggi, assessore, devo dire che non mi sono stati fatti recapitare. Dunque, al di là di quella che sarà la sua risposta, chiedo che, io ho fatto richiesta di una serie di documentazione che mi possa essere messa a disposizione. Oltre a questo interrogo lei e la Giunta appunto di sapere se risponde al vero le notizie che mi sono pervenute e l'eventuale, se l'eventuale notizia mi è pervenuta rispondesse alla verità, di capire quali siano state queste ragioni di riorganizzazione avvenute l'ultimo secondo di quel ruolo svolto in quell'azienda da parte del direttore Casciari, considerando che la persona a cui dovesse essere stato eventualmente rispondesse a vero affidato l'incarico era lì da circa 7-8 mesi e non capisco come mai un incarico di questa portata e di questa delicatezza, laddove rispondesse a verità ciò,
diveniva in qualche maniera dato, diveniva in qualche maniera riconosciuto a poche ore dalla fine del mandato del direttore generale. E vorrei anche sapere se, laddove fosse e rispondessero davvero queste mie notizie, se siano state in qualche maniera da parte della direzione svolte tutte le pratiche nel rispetto del regolamento dell'azienda ospedaliera e del regolamento della regione che è attualmente vigente. Grazie. Velocissimo e conciso il consigliere Brega, risposta all'assessore professor Bartolini. La risposta sarà altrettanto breve. Allora, innanzitutto, consigliere Brega, mi scuso, ma solo ieri, anzi l'altro ieri, in data 7 marzo, le ho inviato la PEC con la documentazione richiesta, probabilmente per i tempi era arrivata. Comunque c'è, poi se non è soddisfatto, le posso anche dire quello che ho trasmesso, ma basta che ci sentiamo e se non è soddisfatto farò supplemento di istruttoria. Per quanto invece riguarda il fulcro della sua domanda, io ho avuto una risposta dal dottor Maurizio Dalmaso, direttore generale, con PEC inviata oggi, con cui mi dice che al riguardo si comunica che non sussistono atti aziendali di conferimento di incarico di struttura complessa ospedaliera nei confronti della dottoressa Barsacchi. Anche questa sarà mia premura consegnargliela. Anzi, se vuole dirò tutto già a brevi mani, guardi. Bene, consigliere Brega. Ma io non sono soddisfatto per un motivo, perché io ho qui davanti a me, grazie, ringrazio innanzitutto la disponibilità e la celerità dell'assessore Bartolini, che con le tanti impegni, le tante deleghe è riuscito in così breve tempo, in maniera così celere, a darmi la risposta. Però adesso avrò modo di verificare questa documentazione, però io voglio citare una lettera da PEC a me recapitata la stessa sera dal 26/2 alle 18:30 da parte del dottor Casciari, in cui, avendo saputo la presentazione della mia interrogazione, mi rispondeva dicendo: si comunica che in data odierna, cioè 26/2/2016 ore 18:30, questa direzione generale ha concordato con il dottor Dalmaso, nominato direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Terni, dal 1 marzo PV, di rinviare alla prossima seduta deliberativa tutti i provvedimenti in corso di adozione non ancora esecutivi. Dunque, non io, ma come ho qui poi la deposizione agli atti, c'è qualcuno che forse preso, come mai il consigliere Brega sa queste cose, mi si precipitava. Dunque io verificherò la documentazione a me da lei lasciata, laddove personalmente non sarò in qualche maniera stato esaudito della richiesta, continuerò a chiedere documentazione e, una volta fatte le verifiche che ho annunciato, mi muoverò di conseguenza. Grazie. Allora, bene, rimarrebbe un'ultima interrogazione, la 22. Adesso presentata dal consigliere Liberati. Soggetti recentemente nominati direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende ASL, loro status giudiziario ed eventuale loro partecipazione alla campagna elettorale del Presidente della Giunta regionale, in qualità di finanziatori ufficiali, necessità di immediata rimozione dei soggetti inopportunamente prescelti, informazioni e intendimenti della Giunta medesima al riguardo. Risponde l'assessore Bartolini. Dunque, ho ascoltato prima l'assessore Bartolini rispondere alla mia collega Carbonari citando, evocando il ne bis in idem, però il formalismo giuridico lasciamolo da parte. Qui siamo un attimo dentro una dimensione politica, per cui, e davanti a telespettatori, per cui dobbiamo chiarire alla comunità regionale che ascolta, che vede questa trasmissione, che peraltro è pagata dalla Regione Umbria, chiarire di che cosa stiamo parlando. Allora, quindi, io dall'assessore professore gradisco una risposta sul punto. E, quindi, Sanità Umbra, abbiamo chiesto
se tra i nominati della sanità ci siano finanziatori ufficiali della campagna elettorale regionale 2015 di Catiuscia Marini. Noi ovviamente abbiamo i documenti. Questo è un atto di quietanza in cui il dottor Orlandi Walter, se non è un omonimo a lui, quindi l'uscente dell'azienda ospedale di Perugia, direttore a nuovo apicale della sanità regionale, finanziò l'anno scorso, 5 maggio 2015, la campagna elettorale con euro 50, la campagna elettorale di Catiuscia Marini, manifestando una continuità politica e partitica preoccupante e dando anche un pessimo esempio a tutto il personale dell'ente e degli enti pubblici, perché oggi appunto viene nominato a vertice sostanzialmente della sanità regionale, contiguità politica, partitica da una parte, quindi anche però il tema delle libertà individuali. Noi pensiamo che sia bene rispettare anche le carte etiche che si sottoscrivono, evitando di ricevere finanziamenti da chi poi è oggetto di istruttorie proprio da parte del Presidente della Regione e appunto accumula incarichi fortemente remunerati, al di là del fatto che poi sono incarichi che hanno una responsabilità notevolissima sull'intera comunità regionale. E poi abbiamo chiesto, relativamente agli altri, a tutti gli altri, lo status giudiziario, perché è venuto fuori che uno di questi soggetti nominati ha avuto, e lo leggo dal Messaggero, insomma sarebbe stato coinvolto nel 2014 in indagini per presunti reati contro la pubblica amministrazione, salvo altro. Noi vorremmo capire se la Catiuscia Marini aveva conoscenza di questi episodi, di queste vicende, ovviamente con tutto il garantismo dovuto, ma con tutte le garanzie anche che dobbiamo tributare e mantenere nei confronti della comunità regionale in termini di assenza di qualsivoglia ombra, al di là dei paletti, dell'inconferibilità, degli incarichi che sicuramente saranno stati rispettati. Ma ci sono temi di opportunità, ci sono le norme non scritte, ci sono quelle che gli antichi chiamavano agrapta nomina, sono le norme non scritte, sono leggi del cuore, chiamiamole così, chiamatele come volete. Però queste sono regole che stanno alla base del consorzio civile, del nostro essere qui e del mettere nelle posizioni di vertice persone appunto intonse da ogni punto di vista, al di là del fatto appunto che il garantismo va naturalmente riconosciuto. Quindi chiediamo al professor assessore Bartolini che tipo di situazione sia questa, se la Presidente fosse a conoscenza di queste vicende e se appunto il finanziatore ufficiale sia, come posso dire, rappresenti un modello, un esempio, un esempio virtuoso di amministrazione oppure no. Consigliere Liberati ha super sforato, come si dice, però essendo l'ultimo ha un premio. Assessore Bartolini. Last but not least. Allora, consiglieri Liberati, allora, ripeto, per una massima procedimentale, ripeto, è stato già ampiamente dibattuto, c'è stata una risoluzione, c'è stata una risposta della Presidente, tutto registrato, però devo dire che giustamente lei ha richiamato che in questo momento c'è una trasmissione televisiva e che mentre la parte restante, la parte corposa della giornata non è stata ripresa, anche se domani, anche in questo momento sui giornali online c'è ampia diffusione di quello che è stato detto, però mi sembra giusto che brevemente vengano fatte alcune puntualizzazioni rispetto alla sua domanda. Allora, per quanto riguarda la questione del dottor Walter Orlandi, mi riferisco a quello che già ha comunicato la Presidente Marini, che lei plasticamente ha fatto vedere con la banconota da 50 euro. La Presidente Marini le ha detto che non ritiene che questo sia una questione problematica, in quanto
L'elenco è ufficiale, è depositato in corte d'appello e il nome del dottor Walter Orlandi è insieme a tantissimi altri dipendenti pubblici. E mi sembra, mi corregga se sbaglio, che altrimenti ci sarebbe una prerogativa della libertà di espressione del proprio pensiero, del proprio credo politico, visto che la cosa è pubblica, è un dato pubblico. E quindi ho riassunto brevemente, forse male, i termini del dibattito che c'è stato poco fa. Per quanto riguarda anche la questione del dottor Dalmaso, ci sono stati dei momenti, su questo anche la Presidente ha riferito, su questo, visto che appunto lei nella sua richiesta ha chiesto anche valutazioni giuridiche che non sono state fatte nelle comunicazioni politiche, allora su questo sarò un pochino più preciso e cercherò. Allora, noi sappiamo che, premetto questo, che da informazioni che ci ha comunicato lo stesso dottor Dalmaso, e effettivamente il dottor Dalmaso, come è stato richiesto, risulta solo indagato, neanche c'è stato un invio a giudizio, non c'è stato niente. Per fatti del 23 maggio 2007, 24 aprile 2008 e maggio 2011. Ora, dal punto di vista appunto della questione della legittimità, sa meglio di me che esiste il decreto appunto della normativa anticorruzione che addirittura richiede delle verifiche della fase di nomina da parte della struttura regionale e della regione su condanne, perché questo è l'elemento ostativo. Addirittura in questo caso sapete che c'è anche la sanzione della sospensione di chi fa la nomina, cosa che è già avvenuto. Ora, noi sulla base dell'istruttoria che è stata fatta dagli uffici abbiamo avuto ben 3 autocertificazioni, una prima quando c'è stata l'iscrizione dell'albo e poi prima e dopo, con cui appunto è stato accertato che non ci sono condanne, quindi non ci sono elementi ostativi. Stante, come ha detto la Presidente Marini, la presunzione di innocenza, dal punto di vista politico riteniamo che la nomina sia pienamente legittima. Bene, la replica. Bene, abbiamo appreso in chiusura di giornata che uno dei nominati è formalmente indagato per, immagino, procedimenti, presunti reati contro la pubblica amministrazione, non ci è stato detto ma di questo si tratta, mentre l'altro appunto se l'è cavata con 50 euro per assicurarsi altri anni da dirigente apicale, stavolta della Sanità Umbra. Io credo che siamo, come dire, alla frutta, nel senso che se queste cose fossero state rese note prima all'intera comunità regionale, lo stesso Presidente di Regione poteva evitarci questa assurda giornata di polemiche, potevamo evitarci probabilmente anche questa crisi, potevate evitarvi, e quindi la Regione sarebbe andata in continuità amministrativa tranquillamente. Oggi abbiamo degli uffici che vivono come sospesi, con decisioni che non vengono ovviamente assunte, e quindi sarebbe stato bene, ripeto, conoscere prima queste vicende. Questo per il bene comune che va perseguito senza divisioni ideologiche, ma appunto in favore della nostra comunità. Grazie. Bene, allora è terminata la seduta. Tra l'altro c'è un... Devo ufficializzare l'autoconvocazione del Consiglio per martedì 15 marzo, in quanto non saremmo nella tempistica giusta se dovessimo agire in termini burocratici, quindi noi ci autoconvochiamo e arriverà poi la convocazione scritta.